Mahaprabhu Kirtana Nitya Gitam Paritramadhyā Manasura Sena Mahaprabhu Kirtana Nitya Gitam Paritramadhyā Manasura Sena Romanchakampa Shrutaranga Bhajo Amde Guru Shri Charana Ravinda Shri Vigradana Nityanana Shingaratam Mandira Marjanado Tasya bhaktam janiyam jatopi Amde guru shri charana ravinda Tasya bhaktam janiyam jatopi Amde guru shri charana ravinda Chaturveda shri bhagava prasada Vadanda tripta nari bhakta sanga Krittaiva trittin bhajato sadaiva Amde guru shri charana ravinda Krittaiva trittin bhajato sadaiva Amde guru shri charana ravinda Shri radhika madhavayora para Madhurya lila gunarupana Shana Svadana Lopasya Pande Guru Shri Charana Vinda Shana Svadana Lopasya Pande Guru Shri Charana Vinda Nikunja Yuno Radhike Nishidhyay Jaya Lidhi Yutti Apekshandhiya Dati balla basia, ande guru shri charana ravinda. Shakshatari dhina samasta shastra, uddastata bhavyata eva sadhi. Bravo ya priya eva tasya Vande guru shri charana ravinda Bravo ya priya eva tasya Vande guru shri charana ravinda Yasha prasada bhagava prasada Yasha prasada bhagati kutabe Shastri Samya Vande Guru Shri Charana Ravinda Om Vishnu Padaya
Krishna Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavani Asyatya Dishatari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, 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 Hare Krishna
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Shilatakana kalaya, Shilatakana
Matitula Sidevi Maharani Kijai, Bhakti Devi Kijai, Shila Prabhupada Kijai, Vrindayai Tulsidevyai Priyayai Keshavasya Krishna Bhakti Pradete Visatyavati Namo Namaha. Vrindayai Tulsidevyai Priyayai Keshavasya Krishna Bhakti Pradede Visatyavatya Namo Namaha.
Vrindayai Tulsi Devyai Priyayai Keshavasecha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatai Namo Namaha Vrindayai Tulsi Devyai Priyayai Mati Tulasi Devi Maharani Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Shila Prabhupada Ki Jai Tulasi Krishna Vyasi Namo Nama Tulasi Krishna Namo Nama Radha Krishna Seva Pavo Tumara sharanaloy taravansa purna kripa kari karo tare Tani, tani, pranati
Shanti Radha Krishna Kanicha papani bama tadi kanicha hari kani prana shanti pradakshina pade pade Yani kani chapa pani pama tani kani da Hani tani pana shanti pradakshina pade pade Yani kani chapa pani pama tani kani da Hani tani pana shanti pradakshina pade pade Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Hare 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 Rama Siddhi Vyai Priya Yai Krishna
Satchan, Krishna Bhakti Prade Devi, Satyavate Namo Namah, Vinayaya Tulsi Devyaya Piyayaya Kishara Satcha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavata Namo Namah Vinayaya Tulsi Devyaya Piyayaya Kishara Satcha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavata Namo Tulasi Devi Maharani ki jai, Bhakti Devi ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Nitya Gaura Premanande Hari Hari Bol. Charanaikani Puno Sadharva Sanstapako Lokanamita Karino Tribhuvane Manyo Sharanya Karo Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Vande Rupa Sanatana Raghu Yugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatana Raghu Yugo Shri Jiva Gopalako Offro il mio rispettoso omaggio ai sei Goswami di Vrindavana, Shri Rupa Goswami, Shri Sanatana Goswami, Shri Raghunath Das Goswami, Shri Raghunath Bhatta Goswami, Shri Jiva Goswami, Shri Gopal Bhatta Goswami. Sono molto esperti a studiare attentamente tutte le scritture rivelate e allo scopo di stabilire gli eterni principi della religione. Sono dunque onorati in tutti e tre i mondi e tutti possono prendere rifugio in loro perché si servono Sri Srila e Krishna assorti nel sentimento d'amore delle gopi. Sei Goswami di Vrindavana ki jai. Leggiamo il nettare della devozione dallo studio approfondito dei principi devozionali. Visitare il tempio di Vishnu o i luoghi di pellegrinaggio. I Purana insegnano. Gloriosi sono coloro che intraprendono la visita dei santi luoghi di pellegrinaggio come Vrindavana, Mathura e Dvaraka, che si possono superare così il deserto dell'esistenza materiale. L'Hari Bhakti Sudodaya mette in rilievo i benefici acquisiti con la visita ai templi di Krishna. Come abbiamo spiegato precedentemente, i devoti traggono vantaggio dai loro viaggi a Vrindavana, Mathura e Dvaraka per visitare diversi templi situati in questi luoghi santi. Questo testo insegna: colui che è mosso da un sentimento di pura devozione per il servizio del Signore nella coscienza di Krishna si reca al tempio di Vishnu per vedervi la Murti, non dovrà più essere imprigionato nel grembo di una madre. Al momento della nascita, l'anima condizionata dimentica le sofferenze che ha dovuto subire nel grembo della madre. Ciò non toglie che si tratti di una condizione dolorosa e infernale. Per sfuggire a questa penosa condizione materiale, si raccomanda di visitare il tempio di Vishnu animati da un sentimento di devozione. Vediamo la lista delle offese da evitare per chi canta il mantra Hare Krishna. Per offesa si intendono tutti gli atti mentali, verbali, fisici che in accordo con le scritture ostacolano il progresso spirituale del devoto. Ingiuriare, criticare o invidiare un devoto che ha dedicato la sua vita alla diffusione del canto dei santi nomi del Signore, mettere il nome degli esseri celesti come Shiva o Brahma sullo stesso piano del nome di Vishnu o crederli indipendenti da esso, trascurare le istruzioni del maestro spirituale, bestemmiare le scritture vediche o gli altri scritti che le sostengono, considerare immaginarie le glorie del Mahamantra, interpretare i santi nomi del Signore, compiere coscientemente atti colpevoli contando sul canto del Mahamantra per annullarne le conseguenze,
Considerare il canto del Mahamantra uno dei riti propiziatori che i Veda propongono nell'ambito dell'azione interessata, parlare delle glorie del Mahamantra agli infedeli e agli ignoranti che si rifiutano di cantarlo, non avere una fede totale nel canto dei santi nomi e rimanere attaccati alla vita materiale anche dopo aver compreso gli insegnamenti del maestro spirituale. È considerata un'offesa anche il canto e le recitazioni disattenti. Chiunque dica di essere un Vaishnava deve guardarsi attentamente dal commettere tali offese se ambisce a raggiungere rapidamente il fine desiderato. Prego. Allora oggi, Primo luglio 2011. Allora. Oggi è Amavasya ed è la scomparsa di Sri Gadadhar Pandit e la scomparsa di Srila Bhaktivinoda Thakur. E c'è digiuno fino a mezzogiorno. Siamo nell'anno, nel mese di Vamana, nell'anno Gurab 525. Offriamo i nostri rispettosi omaggi a tutti i Vaishnava del Signore, come alberi di desideri, soddisfano i desideri di ognuno, sono compassione e odio su tutte le anime condizionate. Ancia Kalpa, Tarubia Chana, Viva Sindhu, Viva Chana, Viva Nebbio Vaishnava. Il lodo del maestro spirituale sono il rifugio del puro servizio dello Stato. Mi inchino a questi piedi di loto con grande e pura attenzione, mio caro fratello, mia cara mente. Soltanto per la misericordia del maestro spirituale possiamo attraversare questo oceano materiale e ottenere Krishna. Mio unico desiderio è ascoltare le parole che emanano dalla sua bocca di loto. L'attaccamento ai piedi di loto del maestro spirituale sono il rifugio del puro servizio devozionale. Inchini a questi piedi di loto con grande cura e attenzione, mio caro fratello, mia cara. Possiamo attraversare questo oceano materiale e ottenere Krishna. L'attaccamento ai piedi di loto del maestro spirituale è la fonte di ogni progresso spirituale. Per la sua misericordia sono soddisfatti tutti i desideri di perfezione spirituale. È lui che ha aperto i miei occhi con la torcia della conoscenza trascendentale, è lui il mio Signore vita dopo vita. Per la sua misericordia la conoscenza divina si rivela nel cuore, da lui si ottiene la prima bhakti e da lui l'ignoranza è distrutta. Le scritture vediche cantano le sue glorie. O maestro spirituale, oceano di misericordia, amico delle anime cadute, tu sei la vita di questo mondo, tu sei il maestro di questo mondo e la vita. O maestro spirituale. C'è un misericordia. Tu sei la vita stessa di questo mondo. O maestro, sii misericordioso e ponimi all'ombra dei tuoi piedi di loto. Le tue glorie si diffondono in tre mondi. Jai Shila Prabhupada. Do muhi aba.
Padana Mahade. Hara prashadhi pahai evava tori yahai. Krishna prapti hori jaha ade. Ite te kori yajnam. Arana kori omaniya ta. Guru Charane Rati Se Huta Magati. E Prashadi Pure Sarva. Sakudanandi loje jamne jamne prabhusei. Iryajnana hi vre prokashito. Prema bhakti jaya hoite avidya vinasa jate. Ede gaya jara kori to. Ede gaya jara chari to. Shri Guru Karuna Sindhu Adama Janara Bandhu. Lokana Lokera Jivana. Prabhu Kordoya Deho More Parashaya. Prabhu Kordoya Deho More Parashaya. Epe Jagusu Kutri Bhuvana. Jaya Srila Prabhupada Patita Pavana. Prabhupada jaya Prabhupada jaya Prabhupada jaya jaya Guru Srila Prabhupada jaya jaya Guru Srila Prabhupada Krishna Prasaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Sarasvati Deve Goravani Pracharine
Nirvishesha Sunyavadi Ashkatai Rejatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityanandam Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama Hari Hari. Jayo Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Prabhupada, Prabhupada, Shankara, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Guru Srila Prabhupada, Jaya Jaya Guru Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. E Krishna, quando c'è la scomparsa di un puro devoto di Krishna o di una manifestazione di Krishna da questo mondo materiale,
scompare dalla nostra vista, si canta Saparshada Bhagavad Viraha Janita Vilapa, comunemente conosciuto come Jayanilo. Hare Krishna. Lamento per la separazione dal Signore e dai suoi compagni, di Srila Narottam Das Thakur. Jayanilo Prema Dana Karuna Pracho Jayanilo Prema Dana Karuna Pracho Sanata Kamura Kavanata Kadashara Gunata Patita Pava Thank you.
Vaishnava Thakur Jai, Vaishnava Thakur Jai, Vaishnava Thakur Jai, Vaishnava Thakur. Shira Prabhupada Jaya Panchata Tvadai Panchata Tvadai Panchata Tvadai Panchata Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jana Balaba Giribara Dhade Gopi Jana Balaba Giribara Dhade Prabhupada ki jai, Jai Radha Madhava ki jai, Shri Nitai Sachinandana ki jai, Nitai Gora Premanande, Yari Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Leggiamo dallo Srimad Bhagavatam il canto quinto L'impeto creatore. Il capitolo 8, la personalità di Bharat Maharaj, il verso numero 16. Leggiamo parola per parola, insieme. Api, in verità. Bata, ahimè. Sa, il cucciolo. Vai, certamente. Kripana, addolorato. Ena Balaka, il cerbiatto, Mrita Harini Suta, Mrita Harini Suta, il piccolo della cerva morta. Ao, o, mamma, di me, Anariasya, il più maleducato. Shata, di un imbroglione,
kirata o di un selvaggio incivile. Ma te, con la mente, akrita sukritasya, che non ha attività virtuose, krita vishramba, che ha messo la sua fiducia, atma pratyayena, pensando che io fossi come lui. Tat avigannayan, senza pensare a tutte queste cose. Sujanaiva, come una persona perfettamente gentile. Agamishati, tornerà di nuovo. Traduzione, spiegazione di Sua Divina Grazia. Vai Charanaravinda, Bhakti Vedanta, Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada chi? Bharat Maharaj pensava. Ahimè, il cerbiatto è ora senza aiuto. Sono molto sfortunato e la mia mente assomiglia ad un cacciatore astuto, perché è sempre incline all'inganno e alla crudeltà. Questo animale ha posto la sua fiducia in me come un uomo virtuoso che, avendo naturalmente buone disposizioni, dimentica la cattiva condotta di un amico astuto e pone in lui la sua fiducia. Benché mi sia mostrato indegno di fiducia, questo cerbiatto tornerà ugualmente a porre la sua fiducia in me? Spiegazione. Bharat Maharaj era molto nobile ed elevato. Così, quando vide che il cerbiatto si era allontanato da lui, si credette indegno di proteggerlo. A causa del suo attaccamento per questo animale, pensava che esso fosse tanto nobile e avanzato quanto lui. Secondo la logica dell'Atma Vammanyate Jagat, ogni essere giudica gli altri in funzione della propria posizione. Maharaj Bharat credette dunque che il cerbiatto lo avesse lasciato a causa della sua negligenza, e poiché aveva un cuore nobile, l'animale sarebbe ritornato. Ripetiamo la traduzione insieme. Bharat Maharaj pensava: ahimè, il cerbiatto è ora senza aiuto. Sono molto sfortunato. E la mia mente assomiglia ad un cacciatore astuto, perché è sempre incline all'inganno e alla crudeltà. Questo animale ha posto la sua fiducia in me come un uomo virtuoso che, avendo naturalmente buone disposizioni, dimentica la cattiva condotta di un amico astuto e pone in lui la sua fiducia. Benché mi sia mostrato indegno di fiducia, questo cerbiatto tornerà ugualmente a porre la sua fiducia in me? Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutalen Shimate Nasvira Dhamantina Mine Vasyate Prabhupadasya Namagna Inante Namo Pasya Pran Shisham Trivakai Namastu Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutalen Shimate Bhakti Vedanta Swami Nitya Mine Namaste Sarasvate Deve Goravani Pracharine Nirvishesha Shunya Vadi Pashtya Tyate Shattarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. I nostri rispettosi omaggi a tutti i devoti che seguono anche da casa e anche agli astanti e ai devoti presenti. Allora, come sempre invitiamo tutti a partecipare a questo studio insieme dello Srimad Bhagavatam. A questo proposito c'è un servizio chiamato chat, c'è un link, un collegamento sullo schermo,
dal titolo Poni domande in diretta. Cliccando lì sopra si apre una finestrella, da lì si possono cliccare delle domande, digitare delle domande ed inviarle, in diretta potremo leggerle e quindi approfondire lo Srimad Bhagavatam insieme. Dunque, qui ci troviamo di fronte a Bharat Maharaj. Bharat Maharaj è un Maharaj, è un grande re santo, che avrebbe potuto regnare sul regno del mondo, che prese il nome da lui, Bharata Varsha, per un centinaio d'anni avrebbe potuto fare questo. Invece cosa fece? Poiché era un Maharaj, una persona santa, aveva capito che anche il corpo di un re finisce in cenere, può diventare polvere, può diventare escrementi. Sappiamo che il corpo può diventare cenere se viene bruciato, può diventare escrementi se viene mangiato, può diventare polvere se viene sotterrato. Questa è la destinazione di un corpo. E Maharaj Bharat, dall'alto della sua conoscenza trascendentale, sapeva che anche il corpo di un re avrebbe fatto questa fine, anche la sua corona e anche il suo regno, tutto quello che lo riguardava. Perché? Perché il corpo temporaneo è, proprio perché è temporaneo, differente dall'anima eterna che lo anima, che lo abita. Aveva compreso questo, allora lasciò tutto, lasciò la sua vita mondana di re, lasciò i suoi sudditi che lo amavano profondamente come figli affettuosi, lasciò la regina, lasciò tutto, gli agi di una vita regale, lasciò gli abiti regali, la corona, e andò a Pulahashram, Himalaya, nelle montagne, Himalaya, in un ashram, in un eremo, un suo eremo, vestito soltanto di una pelle di daino, un vestito di pelle di daino, e lasciava crescere i suoi capelli lunghi, la sua barba, che erano sempre umidi, bagnati, perché faceva il bagno 3 volte al giorno. Al sorgere del sole intonava gli inni del Rig Veda per salutare Narayana, Vishnu, che illumina con la conoscenza trascendentale, diceva in queste preghiere, tutti gli esseri viventi e soddisfa anche i desideri delle anime condizionate all'interno di questo mondo materiale. Faceva questo e poi meditava costantemente sul Signore Supremo, a tal punto che il suo cuore, spiega il Bhagavatam, era diventato come un lago di puro amore per Krishna traboccante. E quando la sua mente si andava a rinfrescare, prendendo un bagno all'interno di questo lago, dai suoi occhi sgorgavano lacrime ed estasi. No? Questo spiega il Bhagavatam. Quindi possiamo immaginare la perfezione della situazione di Maharaj Bharat, no? Nel suo romitaggio, nel suo eremo. A un certo punto, a proposito di laghi e di acqua, una cerva andò lì ad abbeverarsi. Poco distante si poté udire il ruggito di un leone feroce. E la cerva, spaventata, fuggì. Ora, questa cerva era gravida, era sul punto di partorire. E per lo spavento, mentre scappava, partorì questo piccolo cerbiatto. Allora, un po' per la paura, un po' per il dolore della prematura gravidanza, un po' per la fatica, per la spossatezza di questo evento non atteso, perlomeno non in quel momento, si andò a rifugiare in una caverna e li ispirò. Cosa vide Bharat Maharaj di fronte ai suoi occhi? Quale scena si mostrò? Questa cerva che scappava, questo cerbiatto nei flutti tempestosi di questo fiume, pensò bene di andarlo a salvare, e fin qui nulla di strano. Cosa avrebbe dovuto fare chiunque, non necessariamente bisogna essere un devoto per avere questi sentimenti, no, di protezione, di aiuto, di mutuo di soccorso. Andò a salvarlo, come avrebbe fatto chiunque, ma cosa avrebbe dovuto fare veramente? Avrebbe dovuto salvarlo e lasciare che Krishna si prendesse cura di lui, avrebbe dovuto salvarlo e lasciarlo andare. Invece cosa fece? Se lo portò nel suo ashram, iniziò a prendersi cura di lui e gli dava tutti i giorni erba fresca. E il suo attaccamento per questo cerbiatto cresceva e non ci si distaccava mai, e si faceva il bagno con lui e mangiava con lui e lo accarezzava e lo baciava, persino lo baciava, arrivava a baciarlo questo piccolo cerbiatto, e arrivò addirittura a,
a trascurare i suoi doveri spirituali, le sue pratiche ascetiche, arrivò a trascurarle perché pensava: questo cerbiatto ha preso rifugio in me, io non posso essere così crudele da abbandonarlo alla sua sorte, senza mamma ha preso rifugio in me e io me ne debbo prendere cura perché ha preso rifugio in me. Questo fu il guaio di Maharaj. Bharat avrebbe dovuto lasciare che il cerbiatto andasse per la sua strada, salvalo sì, ma poi lascia che vada. Invece no, ha commesso questo grave errore, pensarsi il benefattore di questo essere vivente. Quindi questo attaccamento cresceva e ridai a granti, si fece questo duro nodo nel cuore, stretto nodo nel cuore, attaccamento per questo cerbiatto. Tutti abbiamo degli attaccamenti, lui si attaccò a questo cerbiatto. Una notte, un giorno, questo cerbiatto non era lì presente come al solito, nell'eremo di Maharaj Bharat. Era via, non tornava. E più le ore passavano, più l'ansia cresceva in Maharaj Bharat. Arrivò il crepuscolo, e poi la sera, e stava iniziando la notte, e l'ansia di Maharaj Bharat cresceva sempre di più. Il sole calava e la sua ansia cresceva, il suo nervosismo cresceva. Decise, e questo era proprio irrefrenabile, questo impulso, decise di andarlo a cercare. E seguiva al chiarore della luna le piccole orme lasciate da questo cerbiatto. E lo chiamava a voce alta, iniziò addirittura a parlare da solo: perché mi hai lasciato? No? Non ti ricordi di quando, iniziò a ricordarsi, no, di tutti gli episodi con questo cerbiatto, ti ricordi quando io ero lì in meditazione e tu venivi a strofinare le tue giovani cornine, no? Acerbe cornine soffici contro la mia schiena, e io facevo finta di essere irritato dal fatto che tu mi avevi distratto dalle mie ascesi, allora fingevo nervosismo e rabbia nei tuoi confronti e ti cacciavo e tu ti allontanavi e ti accucciavi in un posto tremante, in un angolino, e poi io venivo da te, ti accarezzavo, ti abbracciavo, non ti ricordi, eh? Il mio principe, arrivò a chiamarlo il mio principe, no? Il mio principe, dov'è il mio principe? Perché non torna il mio principe di qua, il mio principe di là, boom, cade perché stava nella foresta da notte, ansioso, nell'ansia, così tutta in passione. Scivolò e cade in si ferì mortalmente, per farla breve, si ferì mortalmente, in quel momento apparve il cerbiatto. Parve il cerbiatto che, come un figlio al capezzale di un padre, è lì ad assisterlo negli ultimi momenti. Cioè, lui Maharaj Bharat alza gli occhi e lo vedeva così come un figlio che è lì ad accudirlo nei momenti finali del trapasso, e ovviamente pensa al cerbiatto e prenderà il corpo di un cervo. Questa è la storia di Maharaj Bharat, poi vedremo più in là cosa succederà. Attaccamento. Questa è la parola chiave, no? Ne parlavamo anche l'altro giorno, asakti. Questa è la parola chiave, attaccamento. Krishna ci dà un metodo molto facile, Sri Krishna, Dio la persona suprema, ci dà un metodo molto facile, molto semplice e sublime, autorizzato da se stesso, che è l'autorità suprema, quindi se lui lo dice vuol dire che è già autorizzata come cosa. Semplice metodo, bisogna attaccarsi a lui, pensando sempre a lui. Lui dice: Mamana Babamabhakto, Madhyaji Mamnamaskuru, Mamme Vaishati Satyam Te Pratijane Priyosime. Se tu pensi sempre a me, e di conseguenza pensando sempre a me mi offrirai i tuoi omaggi, mi adorerai, mi offrirai tutto, e dedicherai la tua vita a me, facendo questo tu risveglierai questo attaccamento per me e tornerai da me. Dice: non ti preoccupare, te lo prometto perché sei un amico che mi è molto caro. Pratigiane priosime, priosime, mi sei molto caro, quindi non ti preoccupare, se tu pensi sempre a me, tornerai a me. Quindi come si fa a pensare sempre a qualcuno? Cioè come si dovrebbe pensare sempre a qualcuno? Come? Con attaccamento. Srila Rupa Goswami fa un esempio di come dovrebbe essere questo attaccamento, di quali dovrebbero essere le caratteristiche di questo attaccamento. Fa l'esempio di un giovane ragazzo che si sente attratto da una giovane ragazza e quindi sviluppa attaccamento. E allora, o di una giovane ragazza, per un ragazzo sentirà l'impulso ad unirsi a questo ragazzo e penserà sempre a lui. E quando non lo vedrà sentirà nervoso, sentirà il nervosismo, no? Quando non vede la persona. Allora questo significa pensare sempre a qualcuno con attaccamento. Srila Prabhupada ci dà un altro esempio, come quello del fiume.
del fiume che incessantemente, perpetuamente, naturalmente, quindi non in maniera artificiale, naturalmente getta le sue acque nel mare, costantemente, costantemente. Il fiume non deve fare un lavorio artificiale per fare questo, è molto spontaneo, è naturale. Non c'è bisogno, dice Prabhupada, di una laurea per sperimentare l'attaccamento amoroso, per capire che cosa significa. Ne abbiamo esperienza nella vita di ognuno, abbiamo questa esperienza diretta di cosa significa essere attaccati a qualcuno. Significa pensare sempre a questa persona, anche quando non c'è, anche quando non c'è. Premanjana churita bhakti vilocanena santa sadaiva ridaiesce vilokayanti, come una persona innamorata di qualcuno che non ha però di fronte agli occhi la persona amata, come la vede? La vede nel cuore, la vede nel cuore. Ridaiesho vilokayanti, alla visione nel cuore di questa persona. Perché? Perché gli occhi, i suoi occhi sono spalmati del premananjana, cioè del balsamo dell'amore per questa persona. Allora è possibile anche non avere la persona amata davanti. Che succede? Ho detto rumori. Ah, è Aresh, infatti diciamo così, stiamo tutti qui per... premanjana churita bhakti vilocanena, ok, con gli occhi spalmati, unti col balsamo dell'amore, è possibile vedere la persona amata. In questo caso parliamo dell'amore prema, parliamo di prema, che è il puro amore per Krishna, e questo è possibile. Quindi yoga, Krishna ci parla di yoga, di come risviluppare questo attaccamento. Yoga significa connessione, yoga significa più, spiega Prabhupada, più Krishna. Quando non c'è yoga vuol dire che c'è meno, quando non c'è l'attaccamento per Krishna, quando non c'è Krishna vuol dire che tutto equivale a meno, è tutto meno, come tanti zeri in realtà, se non c'è questo uno davanti. Invece no, yoga significa più Dio, più Krishna, connessione, è un altro significato di yoga, connessione. E all'inizio può essere artificiale questa connessione, questo attaccamento per Krishna può all'inizio, nei primi passi, può risultare artificiale, perché yama, ci sono delle regole da seguire, le cose da fare, regolamenti, e poi ci sono delle cose da non fare, no? Per principi regolatori, no, avviene questo, però poi diventerà spontaneo. Poi diventerà spontaneo questo amore per Krishna, perché è naturale, non è qualcosa di artificiale. Tanto è vero che l'amore, questo puro amore per Dio, è definito ahaituki, cioè non ha cause o motivazioni esterne. La causa dell'amore per Dio trova la sua causa nell'amore stesso, cioè non ha cause esterne, ahaituki, non ha motivazioni. Non è l'amore dell'arta, della persona che soffre e si rivolge, no, Bhajante Mam, no? Ci sono quattro tipologie di persone che si avvicinano a me, dice Krishna, che io considero virtuose perché perlomeno si avvicinano a me. Allora il puro amore per Dio non è paragonabile a quello degli arta. Arta sono le persone che soffrono, le persone sofferenti, le persone infelici, che si rivolgono a Dio affinché lui li allevi da questa sofferenza. Mio Dio, per favore, sono qui che soffro, fa qualcosa, pensaci tu. Beh, Prabhupada effettivamente poi aggiunge, dice, queste sono persone che in fondo non è che poi hanno veramente fede in Dio, se poi Dio non soddisfa i loro desideri, non allevia le loro sofferenze, poi diventano atei. Non è vero amore, non è vera fede in Dio questa qui. Non credono in Dio queste persone se si rivolgono a Lui, perché quando soffrono avrebbero dovuto rivolgersi prima a Lui, prima di commettere un'azione empia che avrebbe naturalmente portato ad un risultato infausto, indesiderato. Va bene, allora, però Krishna dice comunque sono virtuosi, in quel momento manifestano un seme di virtù perché si rivolgono a me. Potrebbero rivolgersi a chiunque altro, però si rivolgono a me, e rivolgersi a Krishna non è mai un'attività empia, non è mai negativa come cosa. Va bene, però non è puro amore, perché chiedono il pane quotidiano, per esempio, chiedono il pane quotidiano. Effettivamente chiedere il pane quotidiano non è proprio sbagliato, se poi tu glielo offri, glielo ridai, grazie Dio, no, che mi ha dato il pane quotidiano, allora devi essere tu il primo a goderne, come il re che fornisce tutto quello che serve, e poi il suddito
deve restituire al re in segno di gratitudine, poi il re gli darà ancora di più. Invece un mascalzone è segno di intelligenza, quello il quale, oh grazie, mi hai dato il pane quotidiano, allora lo offro prima a te, tu devi essere il primo a mangiare, perché tu è tutto tuo. È uno stupido, un mascalzone invece quello il quale, per favore di Dio, dammi, che pensa così, dammi il pane quotidiano, Dio gli dà il pane, grazie, e me lo mangio. E non dà prova di onestà, uno che fa così. È uno stupido, praticamente, è un mascalzone, vuole rubare, vuole continuare a rubare, vuole continuare a rubare, va bene. Arta, ma non è puro amore neanche quello del Jigyasur, quello lì del curioso. Che cos'è questo segno sulla fronte? Perché siete vestiti così? Ma cosa, di cosa vi occupate in questo centro voi, Hare Krishna? Curioso. Questo abito significa, questo segno significa questo. Ah, grazie, grazie. E se ne vanno. Jigyasur. Una piccola curiosità, però rivolta verso Krishna, no? Avrebbero potuto rivolgerla in un'infinità di varietà in questo mondo materiale, la rivolgono a Krishna, a ciò che riguarda Krishna, e Krishna dice questa è una persona virtuosa, quello è un avanzamento spirituale, no? Sukritina li chiama, Sukritina, persone virtuose. E non è neanche pura devozione quello dell'arta arti, colui il quale... vuole del danaro, dice Prabhupada, vuole del danaro, vuole soldi, vuole che la sua condizione di povertà cambi e si traduca in ricchezza o perlomeno in un benessere economico. Danaro, dice Prabhupada, le persone che desiderano il danaro, non è neanche quello pura devozione. E perché poi ottengono il denaro e si dimenticano di Krishna, e si dimenticano che lui è la fonte di tutto quello che esiste e si dimenticano di lui. E neanche quella ovviamente del Gnani, anche se è quella che si avvicina di più, perché il Gnani non è mosso da semplice curiosità, non è mosso da un semplice desiderio di alleviamento delle proprie sofferenze, o non vogliono denaro, vogliono proprio conoscere le cose così come stanno, i Gnani. Allora queste persone, Bahunam Janmanamante, Gyana Vanna Prabhadiate, perché sono situati nella conoscenza dopo molte vite, molte Bahunam Janmanamante, dopo tante nascite, se approfondiscono questa conoscenza arrivano a conoscere che io Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sudurlabha, che io sono la causa di tutte le cause, sono tutto ciò che esiste, dice Krishna, no? Una persona situata nella conoscenza, che approfondisce la conoscenza vita dopo vita, dopo tante nascite e morti ripetute, se rimane in questo sentiero della conoscenza sinceramente, vuole sapere le cose come stanno, capirà che Vasudeva Sarvamiti, che io sono la causa di tutte le cause, sono tutto ciò che esiste, io sono la fonte da cui emana tutto quello che esiste, quindi tutto è mio, e in un certo senso tutto sono io, perché mi espando nelle mie energie, in maniera impersonale, ma sono sempre io, ma un'anima così è molto rara. Però, nel momento in cui ci si avvicina, nei primi passi in cui ci si avvicina a Dio, a Krishna, per questo desiderio, come i saggi di Naimisharanya, loro si avvicinarono alla conoscenza trascendentale, a Dio, no, a Sutta Goswami, per desiderio di conoscenza, lì siamo ancora non nella pura devozione, perché è ancora contaminato di ghiana, no? Ancora vogliono conoscere, però con la sincerità è possibile purificarsi anche da questa contaminazione e tornare da Krishna. Mad Ashraya, bisogna prendere rifugio in lui. Krishna dice, prendi rifugio in me, cetasa sarva karmani, mai sannyasi ammat para, sii veramente sannyasi, lascia tutto e abbandonati a me, diventa sannyasi, approfondisci la tematica spirituale e vivi in maniera, vivi da anima, dice. E Prabhupada ci dice cosa significa vivere da anima, da anime spirituali, vivere in quanto anime spirituali. Significa sacrificare tutto per Krishna. Questo significa vita spirituale. Vivere d'anima significa sacrificare tutto per Krishna. Madha Shraya, prendere rifugio in Krishna. Allora, prendendo rifugio in Krishna o in un suo rappresentante, sarà possibile sviluppare attaccamento e sarà possibile pensare a lui, sempre a lui, così come Krishna stesso consiglia. Vuoi tornare da me? Vuoi essere felice? Vuoi smetterla con queste inutili nascite, morti, vecchiaia, malattia? Ma che ti servono? Dice Krishna, non ti servono a niente. Allora pensa sempre a me, pensa sempre a me. Ma come si fa a pensare a qualcuno se non ci si è attaccati? Se non si prova attaccamento, come fa un ragazzo a pensare sempre ad una ragazza se non prova attaccamento, un minimo attaccamento per questa ragazza? E viceversa. Allora bisogna sviluppare attaccamento. Come si fa?
seguendo le istruzioni di Krishna ed è il puro devoto di Krishna, che ci dice devi fare determinate cose, devi fare questo e non devi fare questo. Yamaniyama, come dicevamo prima, devi accettare l'iniziazione spirituale. Stavo leggendo una lezione di Prabhupada ieri a riguardo di questo argomento, era poi ho scoperto a un certo punto che era una conferenza durante una cerimonia di iniziazioni, e diceva voi state dando mostra di serietà nel cammino spirituale perché state accettando l'iscrizione, bisogna iscriversi. Proprio di recente leggevamo anche nel Bhagavatam che diceva Prabhupada, diceva che senso, secondo canto, che senso ha studiare tutti i libri di medicina, per esempio, no? È lì a casa tua che ti leggi tutti i libri di medicina e diventi un luminare sulla scienza medica, però non ti sei mai iscritto all'università, non hai mai dato un esame, è inutile che vai millantando conoscenza medica quando non sei stato riconosciuto, no? Non hai superato le prove che avresti dovuto superare sotto la guida di un insegnante, di un'istituzione, eccetera, eccetera. L'associazione, la compagnia dei tuoi colleghi, stai lì a casa, ti studi libri, impari a memoria, no? Ne realizzi la teoria, no? Però non funziona così. Alla stessa maniera, studiare questi libri senza la pratica del servizio devozionale, che fondamentalmente si basa sulla compagnia spirituale, poggia sulla compagnia spirituale dei devoti, cosa fondamentale, equivale a studiare i libri di medicina ma non iscriversi mai all'università. Bisogna iscriversi. Allora Prabhupada, durante questa cerimonia del fuoco di iniziazione spirituale, diceva voi avete dato prova di serietà perché vi state iscrivendo a questo corso della Bhakti, no? Che vi porterà da Krishna, questo sentiero della realizzazione spirituale che vi porterà da Krishna. Conosciamo il nome, conosciamo l'indirizzo, conosciamo dove abiti, conosciamo tutto, numero di telefono, diceva Prabhupada, conosciamo tutto di Krishna. Quando ci chiedono dove state andando, stiamo tornando da Krishna. Ma cosa, dove pensate di andare, cioè, vestendovi così, conciandovi così, dicendo sempre Hare Krishna, Hare Krishna, dove pensate di andare? Da Krishna, diceva Prabhupada, conosciamo l'indirizzo, il suo nome, dove abita, conosciamo i suoi amici, conosciamo chi lo conosce bene, eccetera, eccetera. Automaticamente stiamo tornando da lui. Allora, questo qui è proprio il nostro compito, no? Quello di risvegliare questo attaccamento naturale per Krishna. E qual è il risultato? Di seguire le istruzioni del maestro spirituale. Il risultato è successo. Si ha il vero successo. Per successo si intende che non si dovrà più riprendere un altro corpo. Prapti, prendere un altro corpo. Non si dovrà più prendere un altro corpo, né grossolano né sottile. Non ci si dovrà più rivestire di una falsa identità. Successo in campo spirituale significa tornare da Krishna, dove non ci sono nascite, dove non ci sono morti ripetute, come in questo mondo materiale. Quello è il successo. Quindi bisogna reimparare ad amarlo. Reimparare, dice Prabhupada, bisogna risvegliare, tanto è vero, il maestro spirituale non viene, lui l'ho detto tante volte, non sono venuto a insegnarvi qualcosa, sono venuto a farvi ricordare quello che già sapete, no? Come un ostetrico che porta alla luce il bambino dal grembo della madre, ma il bambino c'è già, è soltanto portato alla luce, risvegliato, no? Maieutica si chiama, riportare alla luce, arte ostetricia. Alla stessa maniera, il puro attaccamento per Krishna è facilmente risvegliabile, dice Prabhupada, come una comune, è facilmente incrementabile, è risvegliabile, è sviluppabile come una qualunque comune relazione amorosa. Cioè è semplice così, perché voi siete persone e Krishna è una persona, quindi non è difficile. Basta semplicemente seguire il giusto metodo, quello autorizzato, non bisogna inventarsi niente. E non dire che tatamata, tatapata, che tutti i sentieri vanno bene. Tutti vanno bene, l'importante è avere fede, l'importante è seguire, l'importante è essere pii, l'importante è essere quello, l'importante è essere quest'altro. Seguire il cuore, non me la sento, io mi sento questo, mi sento più affine a questo sentiero perché lo sento più mio, ma se non sai neanche chi sei, no? Se non c'è un maestro spirituale che ti dice che sei un'anima spirituale, che hai una relazione con Krishna, non è possibile che quello che tu senti sia autorevole, è autentico. Questi più o meno sono i punti.
Non so se ci sono domande da niente. Sentiamo se Paolo vuole fare quello che fa. Non so se qualcuno. Poi c'è anche da internet qualcosa? No. Ok. Eccolo qua, c'è Claudia, Hare Krishna. Hare Krishna. Che Claudia da Napoli che saluta e noi. Quella di ieri. E salutiamo anche tutti quanti gli amici devoti che seguono da casa. So se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, fare un commento o porre una domanda al fine di comprendere meglio insieme. È stato tutto molto chiaro. C'è da domandarsi per quanto riguarda il verso che è preso in esame, no? Mm. La storia di Maharaj Bharat, che lui ha abbandonato tutto, era un re importante, sì. E ha abbandonato la famiglia, le ricchezze, ha rinunciato a tutto. Questo è il titolo rinuncia, già hai spiegato chiaramente. E poi hai detto che lui piangeva di amore, è stato che è andato nella foresta, piangeva quando... Come ha fatto a cadere in questa condizione? C'è da domandarsi perché non aveva forse raggiunto la purezza, perché se no non sarebbe potuto aver fatto questo sbaglio, no? Sì. Attaccarsi a un cerbiatto, cos'è che gli mancava? Sì. Era proprio questo fine ultimo che noi, per la misericordia del movimento per la coscienza di Krishna, oggi possiamo mettere tutto a servizio di Krishna. Dobbiamo ricordare che quello era un altro contesto, dove era un'altra era, tempi, luoghi e circostanze diverse, dove là si conosceva il proprio Dharma, c'era il Varnashrama Dharma, lui era un re, ha fatto questa elevazione spirituale con la rinuncia, cioè ha rinunciato a tutto quello che aveva, la sua posizione, la sua famiglia, le sue ricchezze, sono cose forti, uno dice rinuncia a tutto, ma la vera rinuncia qual è? La vera rinuncia è yukta vairagya mucchate, mettere tutto a servizio di Krishna, ma secondo le istruzioni del maestro spirituale, sì, perché altrimenti divento servitore della mia mente che mi dice io ho questa cosa e sento dentro di me che posso utilizzarla a servizio di Dio, ma ti sei chiesto se il rappresentante, no? Quando qualcuno dice io sto facendo questo servizio, molto spesso si sente dire, no? Io sto facendo questo servizio, io sono impegnato in questo servizio, in questa missione, e quasi si sente un po' un senso di disagio nel chiedergli, uno gli vorrebbe chiedere, ma per il suo stesso beneficio, anche un po' per uno sfogo, soprattutto per il beneficio di chi dice, ma potresti per favore dirmi chi ti ha detto di fare questo? E uno non gliela fa questa domanda perché ha un po' paura della risposta, molto spesso, no? E se siamo onesti, tutti quanti facciamo esattamente così, chi più chi meno facciamo esattamente così, tutti quanti cerchiamo in qualche maniera di divincolarci dalla protezione totale che Krishna e il suo puro devoto ci danno sotto forma di precise, puntuali ed esaustive informazioni ed istruzioni su come muoverci. Non dobbiamo, per fortuna, inventarci nulla, eppure ci inventiamo tante cose, questo è il mio servizio, questo io adesso lo faccio così perché penso che così si faccia meglio, e allora il maestro spirituale che ci sta a fare giustamente, no? E allora tutto il corpo di istruzioni che Srila Prabhupada ha dato, compreso la istruzione di prendere rifugio in un suo autentico rappresentante, facente parte dell'ISKCON, nel corpo il corpo del GBC che lo accetta e lo monitorizza, e c'è tutto, è una protezione totale, un ashram veramente totale, completo, no? E Maharaj Bharat si trovava in una condizione di bhava, non era ancora arrivato a prema, non aveva raggiunto ancora bhava, credo che sia il penultimo stadio del cammino, il sentiero della devozione che vede manifestarsi in nove fasi, nove tappe, inizia con Shraddha, Ado Shraddha, Tato Sadhusanga, Tabha Janakriya, Ato Anartha Nivritti, no? Ato Anartha Nivritti, allora vanno via tutte le Shraddha e ripongo la mia fede, e poi accetto la compagnia spirituale dei devoti di Krishna che già praticano questa pratica della devozione, e poi Bhajana Kriya. Mi viene il desiderio di fare come loro perché vedo che il risultato è veramente bello ai miei occhi, mi piace proprio, belli devoti, mi piacciono proprio, così, no, tutti quanti l'abbiamo sperimentato e per grazia di Krishna
ogni tanto si continua a sperimentarlo, vede, perché per grazia di Krishna all'inizio si vede tutti, si arriva alla coscienza di Krishna e si vedono tutti i devoti luminosi, belli, no? Allora Krishna ci benedice con questa visione dell'ape, che vede soltanto il nettare, non vede i difetti. Poi Krishna ci mette alla prova, no? E ritira questa benedizione, la ritira propedeuticamente. Allora, se ci distraiamo, iniziamo a vedere anche i difetti. No, iniziamo a vedere i difetti, iniziamo a sviluppare un po' la caratteristica della mosca, ma questa attitudine non dobbiamo fare come le mosche, no? Dobbiamo sempre cercare di rivivere e risvegliare, insomma, far rivivere questo iniziale sentimento, vedere tutti a quattro braccia, no? Come si dice, tutti gli uomini di Vaikunta, no? Tutti uomini e donne di Vaikunta, ci sono le donne anche Vaikunta. Tutte anime spirituali, luminose, perché stanno servendo Krishna, anche se commettessero l'azione più abominevole, debbono essere considerati santi, dice Krishna, perché se ovviamente queste persone sono situate con determinazione sul sentiero della realizzazione spirituale, allora se sono situate, vanno viste come santi, allora Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, allora io inizio anche la Bhajana Kriya, inizio l'attività devozionale, e poi Anartha Nivritti, vanno via le Kama, Kroda, Lobha, Moha, Mada, Matsarya, invidia, avidità, lussuria, collera, questo e quell'altro, queste cose brutte che albergano il nostro cuore di anime condizionate, di Jiva Bhuta, vanno via grazie a Bhajana Kriya, e poi si stabilisce, no, ancora di più la fede, poi inizia a sorgere un gusto, sempre di più, si arriva a Bhava, e sono dei sintomi d'estasi preliminari che precedono il prema, la pura devozione per Krishna. E per questo, no, è possibile sempre cadere. Ma anche allo stadio di prema, Prabhupada ci invita, col suo stesso esempio, a pregare sempre Maya, a pregare sempre Krishna che ci tenga lontani da Maya, no? Dall'illusione, che Maya non ci divori, non ci distrugga tra le sue fauci inesorabili. Questo, dobbiamo sempre pregare a qualunque livello. Qui Maharaj Bharata si è distratto ed è caduto, poi rinascerà come cervo, già Manu Smriti, si ricorderà le sue vite precedenti, però veramente ci fa vedere le tragiche conseguenze del distrarsi. Maharaj Bharat e lo Srimad Bhagavatam, Shukadeva Goswami, Srila Vyasadeva ci fanno vedere le tragiche conseguenze della reincarnazione con questa bellissima storia che spiega proprio la reincarnazione, oltretutto la metempsicosi, che l'anima passa da un corpo all'altro, anche in specie inferiori a quella umana, se agisco come un kripana, come diceva qui kripana, come un avaro, o il verso precedente non mi ricordo, kripana che non si avvale delle facilitazioni che la forma umana concede, che sono un po' paragonate alle correnti favorevoli in questo oceano di nascite e morti che è il mondo materiale. Tragiche conseguenze, riprendere un corpo inferiore di cui è vittima colui il quale non si avvale delle istruzioni degli acharya precedenti, del maestro spirituale, dei Veda, che sono paragonate ai venti favorevoli, ai venti favorevoli che ci portano da Krishna in questo battello che è il corpo umano, e le istruzioni del maestro spirituale, il maestro spirituale che è il timoniere, no? Di questa nave. Allora, se uno non si avvale di tutte queste facilitazioni, è un kripana, è un avaro, vive come un animale avendo un corpo umano che gli può permettere di tornare da Krishna, allora prenderà una forma animale. Questo è, quindi questa storia ci mette in guardia anche da questo e anche dal pericolo di rimanere da soli. Si può vivere la solitudine devozionale anche stando in mezzo ai devoti, perché ci sono tre tipologie di devoti. Devoti più giovani di noi, i devoti coetanei e i devoti senior, e abbiamo bisogno di associarci, di accettare la compagnia spirituale di tutte queste tre categorie di devoti e servirli, servire chi è più giovane di noi dando istruzioni,
servire chi è coetaneo a noi, questi scambi d'amore poi li conosciamo, no? Aprire il proprio cuore, relazionare, no? Vivere, aiutarci a vicenda, mutuo soccorso. E abbiamo bisogno di relazionare spiritualmente con chi è superiore a noi, perché se siamo sempre circondati da qualcuno che ci serve e basta, a un certo punto possiamo montarci la testa e cadere, si può cadere in qualunque condizione. Abbiamo bisogno di stare anche con chi è più avanzato di noi, chi è più avanti, chi è più esperto, chi è più grande, diciamo, nel senso di così, in questo senso. Quindi questo è molto importante. Maharaj Bharat era lì da solo, un piccolo cerbiato ha preso rifugio in lui e non c'era un altro devoto. Arrivò, Prabhu, ma che stai combinando? Arrivò, Prabhu, stai lì, Maharaj Bharat stava da solo, dice Prabhu, arrivò, che lascia stare questo cerbiato. Lui si stava da solo e la mente, poco prima si andava a tuffare in questo lago, no, dell'amore per Dio, in questo lago estatico, lacrime d'estasi per Krishna scorrevano dai suoi occhi. Ora questa stessa mente si è andata a tuffare nuovamente nell'oceano dell'esistenza materiale e lacrime sgorgavano per un cerbiatto inutile e insignificante, come diceva Prabhupada in qualche spiegazione fa. 8 e 9, qualcuno vuole dire qualcosa? Da casa c'è qualcosa? 8 e 10. 8, no, certo, 8, 9, 10. Ah, c'è la pregunta lui che ha alzato, scusate. Praticamente Maharaj Bharat, rinunciando alla materia, si era elevato allo stadio di Bhava, però è rimasto da solo. E questo è che era stato il problema. Perché per arrivare a Prema non si arriva da soli. No. Ci vuole proprio il Sadhu Sangha. Sì. E lui invece di elevarsi alla spiritualità di Prema ha trovato un Prema materiale e si è buttato lo stesso. Che lussuria. Ed è diventato preda. Certo. Però quando è ritornato come cervo è andato a fare Sadhu Sangha sull'ashram, sullo stesso ashram, che però era volato. Sì. E lì ha avuto la perfezione, perché c'era il Sadhu Sangha. Perché aveva il Sadhu Sangha. Fondamentale. Da soli non si va da nessuna parte. Sì, perché servizio significa servire tutte le categorie di devoti, standoci a contatto, accettando anche che ci rimproverino, anche se magari abbiamo occupato una grande, una elevata posizione, no? Questa è la pratica. Teoria e pratica, sì. Possiamo farlo insieme, altrimenti circondati da devoti che sono sottoposti a noi, ma uno a un certo punto si monta la testa, circondato da persone che ti servono, no? A un certo punto uno va fuori di testa e perde di vista quell'obiettivo, servire, no? Vanno servite tutte le categorie di devoti, tutte, più elevato, è stretto contatto, ma dove va? Ribol, ma stai facendo? Ma ti rendi conto di quello che stai facendo? Ribol, e uno sotto di te non troppo dire. Discepolo un po' andato a mezzo spirituale, ma Guru Maharaj, giusto, lo ripeto che c'è troppo lontano il microfono. Perciò Prabhupada ha fondato l'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Non bisogna stare da soli. Interpretare. Non so se ha chiamato qualcuno lì o se posso chiudere. Ok. Tanto ricordiamo che questo programma, dal Mangalartic delle 6:15 fino alla lezione sul Bhagavatam, andranno in replica alle ore 13, e a seguire intorno alle 15 andrà in replica il seminario sulla Bhagavad Gita di ieri. Domanda da casa, da Pietra. Hare Krishna, Pietra. Allora, due punti. Allora, primo punto è che non ha ben compreso quando tu hai detto che avrebbe dovuto salvare il cerbiato e poi lasciarlo. Sì. Cosa significa questo?
E avrebbe dovuto semplicemente lasciarlo, avrebbe dovuto salvarlo dalle onde del fiume e lasciare che continuare a preoccuparsi delle sue. Questo, lei dice, questo comportamento non avrebbe creato più sofferenza al cerbiatto, questo è un punto. E l'altro punto è, come devo fare io se per esempio vedo un cane o un animale che viene investito, che soffre? Lo curo e poi lo porto a casa. Qual è la giusta... Ah sì, allora... Dipende sempre dalla sensibilità di ognuno, ci sono varie cose che si possono fare, però devono avere un limite queste cose, altrimenti si finisce nel corpo di cervo, di cane o di quant'altro, come Maharaj Bharat, se no queste storie a che servono, no? Krishna si manifesta in Kali Yuga nella forma di Srimad Bhagavatam proprio al fine di tutelarci da tutti questi errori che possiamo commettere. Allora, dipende dalla sensibilità di ognuno, ci sono quelli che vedono un cane investito e passano avanti. Ci sono quelli che lo vedono, si fermano, se lo prendono a casa, se lo portano e poi rinascono cani. Allora, non c'è soltanto bianco e nero, ci sono tante sfumature in mezzo. Il limite ce lo danno le scritture. Krishna è l'unico che può aiutare qualcuno, l'unico. Lui è il suo puro rappresentante, solo lui. Nessun altro. Se uno già un cane ce l'ha, va bene, che fai? Lo prendi, lo mandi via come fanno tanti mascalzoni? E se lo prendono, ne godono un po', poi cresce, lo attaccano ad un guardrail oppure lo abbandonano da qualche parte. No, però diciamo, non è molto... proficua l'associazione con un cane, cioè la compagnia di un cane non è che proprio ci elevi la coscienza di Krishna, onestamente, né posso essere io tanto vanaglorioso da pensare adesso lo faccio diventare cosciente di Krishna, gli do prasada, la prossima vita prende una forma umana, lui, e tu una forma di cane però, perché lui penserà a te e gli va bene, ma tu pensi a lui e ti va malissimo, non funziona così, abbiamo la forma umana e dobbiamo... Dipende da te, ma dipende sempre dall'attaccamento, però se uno lo, sì, ovviamente sì, dipende dall'attaccamento, però sai, quella è una cosa che poi cresce in maniera parossistica, cioè sempre di più, sempre di più, sempre di più, uno non... Maharaj Bharat. Lo scopo che ti sei prefissato, vuoi? Ecco, così come avrebbe dovuto fare, dipende, ah sì, lo ripeto perché giustamente non sento, dipende dallo scopo che ti sei prefissato, quale scopo hai? Lo scopo è che in quel momento tu sei una persona sensibile, vedi che c'è un essere vivente che sta soffrendo, gli dai soccorso. Bisogna anche sapere. Bisogna saperlo fare. Certo. Perché una buona attitudine senza conoscenza. La Bhakti ci dà istruzione. Nella... Non c'è differenza tra il corpo di Il microfono, perché sennò io divento pazzo a ripetere. Questo è un punto importante, perché il saggio. Il microfono. Il saggio non vede differenza fra l'albero, un cane, una persona e una pietra, vede l'energia del Signore dappertutto. Sì. Però è un punto importante questo qui, perché da qui a dare aiuto, perché il Vaishnava non fa soffrire nessuno, non è fonte di sofferenza per nessuno, e se può dare un aiuto, però un aiuto che non sia... Tu hai detto dai il prasciare il gatto, va bene. Quando già ce l'hai. Eppure che però ce l'hai. Uno che se li raccatta. È un essere spirituale anche lui. Sì, però... Certamente vai a predicargli la, È una questione di priorità, effettivamente. Che può ricevere questi insegnamenti. Sì, sì, sì. Al cane gli dai il prasciare. Sì, è una questione di... Però se sviluppi un attaccamento per lui, poi è diverso. E poi facciamo la fine di Maharaj Bharat. Beh, magari quella fine lì, molto peggio. No. Non è magari, perché anche lui, questo è un esempio molto importante. Dico, qualora dovessimo fare la fine sua, speriamo almeno di fare proprio la sua fine, che si ricordava le vite precedenti, Gianmano Smriti. Solitamente era noi. Un altro contesto quello lì. Qui siamo molto fortunati nel Kali Yuga a ricevere le istruzioni della pura devozione, che è quella del Bhakti Yoga. Allora c'era invece, per poter elevarsi spiritualmente, c'era la rinuncia. Microfono? C'era la rinuncia. Sì. Col Bhakti Yoga ci insegna che tutto, anche le cose che noi crediamo materiali, le possiamo mettere al servizio del Signore. Sì, come la scienza, la tecnica, anche gli animali. Ma gli animali non è che uno va là, adesso lo faccio diventare devoto, è un'idiozia. Però se gli dai il prasciata, va bene. Sì, se sviluppi attaccamento, no. Punto. Ma anche per la moglie.
Per i discepoli. Qualsiasi affetto che sviluppi, dobbiamo sviluppare affetto per i devoti di Krishna e per la coscienza di Krishna. E poi di conseguenza. Secondo le istruzioni di un maestro spirituale. E di conseguenza tutti ne prenderanno beneficio. Altrimenti, perché soltanto i cani che soffrono? I bambini del terzo mondo? E i fenicotteri rosa che. Allora diventiamo. Vicini di casa? Certo, questo che, come no, si chiama? C'è una parola ben precisa. Quale? Quello di aiutare i malati, di aiutare. Sono coscienze in virtù, sono azioni in virtù. Egoismo. Si chiama egoismo. Però se tu dai da mangiare e da bere non fa male, dicono le scritture. Però se gli dai qualche cosa in più che sia al di là della pura soddisfazione dei sensi e del corpo esteriore, e allora stai facendo quello che il Bhakti Yoga ci insegna. Sì. Certo. Sì. Bisogna stare molto attenti, insomma. C'è una storia che al contrario di questa che potrebbe dare un. Priyavrata. C'è un'altra storia che. C'è una storia che a Narada Muni ha iniziato un cobra. Devoto. Però dopo il cobra un po' è andato da Narada Muni e gli ha detto: maestro, qua sono proprio messo male perché tutti mi tirano le pietre, i bambini, tutti mi. Siccome sono devoto, io adesso sono pacifico con tutti, ma tutti mi insultano, mi tirano le pietre e ho problemi. E gli ha detto che sei pacifico va bene, però sei sempre un cobra, dunque fai il cobra, non morderli, ma fagli vedere che sei chi sei, che così stanno distanti, perché è inutile fare diventare buono per poi essere maltrattato. Sì. Hai capito? È l'inverso di quello, e uno adesso si vede un animale che soffre, si attacca all'animale e fa lui la vita da cane per dargli il nostro io. Sì. Invece magari gli metti un cerotto, gli dai un po' di cibo e poi gli dici vai caro che il mondo è rotondo. Sì, sentivo sì. C'è anche un'altra storia, se potevo dirvi. Sono le 8:20, se sono storie forse è meglio evitare. Perché quello vede i due santoni che attraversano il fiume e uno porta la prostituta sulle spalle per attraversare il fiume. Lo conosci benissimo. Sì. E gli dice ma non si fa. Non si fa, hai portato una donna di mano a fare. La risposta qual è? Dice, guarda, io l'ho portata sulla mente, gli ho fatto un favore, tu ce l'hai ancora nella mente. Quella è. Te la porti bene la mente. Sì. Poi sì, poi meglio non andarsene comunque a cercare, anche se no, allora le faccio morire, tanto la lascio lì, la maglia di controllo così. Claudia dice Hare Krishna, dice, lo stesso succede anche con i legami con i nostri figli, ci bisogna essere distaccati, dice, non vi accanite questa storia dei cani. Da non è perché ci abbiamo i cani a casa. Sì. Perciò questo attacco lì. No, sì, non facilita però un po' di. Non vi accanite, sì. Questa storia del cane. Sì. Comunque. Siamo tutti esseri diversi. Sì, è vero. Ove possibile cerchiamo di incrementare. Si è preso che tutti quanti hanno il cane come sì, veramente. Benissimo del gatto, sì. Servitori sempre di cose. Siamo sempre servitori di qualche cosa, ma la coscienza di Krishna ci permette di mettere il nostro servizio come ieri abbiamo parlato della polvere di poterla riversare nella giusta direzione secondo le istruzioni del maestro spirituale, anche la collera. Allora tutto si può mettere al servizio. Tutto però bisogna avere la giusta istruzione e dimensione, se no si sviluppa l'attaccamento. Sì. No. Una cosa veloce, un discorso di priorità. Quella è la cosa che a volte questo discorso qui non si dimentica. Cioè, è tutto importante, no? Se viene un avrò, no? Un albero, un essere vivente, un'altra persona, un essere vivente, però la priorità è l'importanza, no? Che se noi non abbiamo un tempo illimitato nel mondo materiale, quindi la priorità diventa importante. Devi anche scegliere, io posso fare questo, dove posso andare a mirare di più,
Allora, siamo sicuri che quell'attività che sto facendo ha la priorità massima rispetto a tutti gli altri aiuti che posso dare? Perché però dice, io vado a dare il prasada agli alberi. Ho un programma di distribuzione agli alberi, va nella foresta e gli mette l'acqua, ogni albero. Cioè, l'acqua mala prasada. L'acqua mala prasada, sicuramente quell'albero ne beneficia. Però la domanda è, la priorità, cioè è realmente quella la cosa massima che puoi fare o è quella la cosa che piace di più a te? Perché se piace di più a te non è più servizio devozionale. Sì, sì, quella è la parolina magica, la priorità. Priorità. Perché veramente se ci rendessimo conto che potremmo lasciare il corpo per due secondi e tutto quello che ho fatto può ritorcermisi contro... Ho passato la vita in mezzo agli alberi perché secondo me dovevo dargli la... poi mi viene in mente un albero, non è mica detto che sia un pensiero puro, perché io vedo l'anima spirituale. Infatti ci sono state persone che hanno proposto di andare a portare prasada agli animali, a tutti gli animali che incontravo, e va benissimo, è perfetto, io posso, potrei farlo, però sta facendo. Se vedo la priorità, no, cioè, veramente, una persona mi dice, un devoto, mi disse, cioè, tu dovresti portare, quando vai in Sankirtan, dovresti portare il prasada agli animali. Sì. Ricevere la coscienza di Krishna. Sì, anche perché non ci sono proprio istruzioni di Prabhupada su questo argomento. Cioè, almeno perlomeno io non mi ci sono mai imbattuto. Andate e date prasada agli animali come se fosse un... Ma l'avrà detto, nel senso... Se capita, certo. Sì, come automaticamente capita? Poi ne prenderanno beneficio tutti gli esseri viventi, anche gli animali, anche le piante, ma non che devono darci direttamente. Indirettamente ne prendono beneficio pure loro. C'era il nella Chaitanya Lila... C'era questo Semananda Sena, chi era, che organizzava gli spostamenti per tutti i devoti quando andavano a Jagannath Puri, e in una circostanza si sono imbattuti in un cane e lui, come giustamente ha fatto, gli ha dato prasada, poi vedeva che il cane lo seguiva, si è preoccupato anche di procurargli un passaggio sulla barca, il barcaiolo... no, non era lui, era un altro nome, e il barcaiolo gli ha detto di pagare di più, perché diceva un cane io te lo porto però mi dai di più, e lui ha pagato di più, l'ha portato e l'ha dato prasada, soltanto quello ha fatto. Poi a un certo punto non lo vedevano più, erano dispiaciuti, stava così, poi lo trovarono da Sri Chaitanya Mahaprabhu che cantava Hare Krishna con il signore Chaitanya davanti, certo. E il cane cantava Hare Krishna con il signore Chaitanya davanti. Ora è chiaro, no, sono passati tempi, però il devoto si era comportato perfettamente. Lui stava portando tutti a Jagannath Puri, quindi chi, qualunque anima spirituale, per quello era, non è il dare da mangiare al cane, era, non era quello, il dargli il prasada e portarlo a Jagannath Puri. Quello era che se l'è trovato davanti, lui lo vede in quella maniera e lo porta là. No, quindi, non è che, infatti, voglio dire, non è devozionale neanche... Che, no, cioè tu approfitti del fatto che un essere vivente sta in un corpo svantaggioso rispetto al tuo e allora gli fai tutte, gli accendi la coda o non è assolutamente quello. Anche la virtù materiale va superata. Quindi per rispondere a Pietra, per concludere, stiamo molto attenti perché l'associazione con gli animali non è che ci avvantaggi veramente. Preghiamo fortemente Krishna nella forma del seguire rigorosamente le istruzioni di Srila Prabhupada affinché ci conceda la compagnia spirituale dei devoti sempre di più, anche perché Vaikuntha si sta a stretto gomito, è pieno di devoti, a stretto gomito, costantemente, non si è mai da soli, senza anche vediamo nei quadri, certo, al servizio di Krishna. Tutti insieme, vediamo anche nei quadri, non c'è mai, per esempio, Krishna da solo. C'è sempre un pavone, un vitello, le gopi, la madre Yashoda, una mucca, sempre, questo non sta mai da solo. Anche il burro è vivo. Nel mondo spirituale anche il burro è vivo, non è che il burro dice, ma lì ci sta col burro. Anche il burro, ogni particella di burro è un puro devoto di Krishna, un grande filosofo perfettamente cosciente di Krishna, tutto è vivo. Krishna non è mai da solo e i suoi puri devoti non sono mai da soli, sono con Krishna e soprattutto insieme a coloro i quali amano Krishna. Sì, anche l'anima spirituale pietra nel corpo di un cane è un'anima spirituale, è una pura devota, è un'anima spirituale pura devota di Krishna, però non ci aiuta a sviluppare coscienza di Krishna.
Sì, perché abbaia, perché non aiuta, non facilita attaccarsi a Krishna. Dobbiamo attaccarci a qualcuno per forza, e noi siamo così, Tathasta Shakti, per definizione siamo Tathasta Shakti, prendiamo inevitabilmente le qualità di ciò con cui veniamo in contatto. Se stiamo sempre in contatto con i cani, purtroppo acquisiremo delle caratteristiche, anche se uno è inevitabile, la natura materiale funziona così. Allora, cerchiamo di non aumentare l'associazione canina o di qualunque altra situazione. Ora Pietra stava parlando dei cani, però insomma siamo abili ad allargare il discorso a tutte le altre possibili situazioni di attaccamenti che non siano di Krishna a Krishna. Cerchiamo di non aumentarla, di diminuirla coscienziosamente cantando Hare Krishna e stando più con i devoti che chi non ha. Sangha Tyaga, bisogna evitare la compagnia dei non devoti, anche un cane non è un devoto, diciamoci la verità. Evitare quella, peggio è quella degli impersonalisti, ovviamente, la compagnia degli impersonalisti, però. Prego. Questo dilagare di attaccarsi a queste forme che danno compagnie come gli animali, sì, gatti e compagnie, che si è diffuso questo fatto, sì, qua, perché forse oggi, no? Dato che la persona ha bisogno di relazionare. Può alzare un po' di più il volume dopo, perché anche se poi si mette mai davanti a loro. Purtroppo oggi è capitato, capita, che le persone prendono affetto per queste forme, perché purtroppo la forma umana si è degradata così talmente, anche avendo elevate possibilità di potersi sviluppare spiritualmente, che è diventato peggio degli animali. Allora molte persone provano attaccamento per questa per poter relazionare, perché quello che manca è proprio il relazionare, senza comprendere che relazionare con la forma suprema, cioè prendere una relazione con il Signore, che è il padre di tutti, possiamo relazionare con tutti. Questo è quello che manca oggi. L'associazione per la coscienza di Krishna ci permette di poter relazionare con la persona suprema, con noi stessi e con tutti gli altri, principalmente con i devoti. Certo. E non fare distinzioni fra cane, gatto, oppure provare attaccamenti per una forma o per un'altra. Siamo tutti figli di Dio. Però la distinzione dobbiamo farla, per forza. La distinzione la dobbiamo fare, perché non puoi andare dal leone a predicarlo, quello ti mangia, dice Madhusevita Prabhu. Certo. Vai dal leone a predicare, devi tenere presente che ha una forma limitata, che è quella forma là ti può dare. Però nemmeno non dare la possibilità a lui di avere la misericordia. La possibilità gliela dà Krishna, non noi. La possibilità di dare la misericordia non la diamo attraverso quello che noi facciamo, perché anche a noi il puro devoto viene e ci prende. È molto dedicata, perché effettivamente non è che noi diamo una possibilità a qualcuno, effettivamente. Può sembrare così, ma non è così. E misericordia senza causa costantemente, anche uscire a distribuire libri, anche dire qualcosa che possa in qualche maniera ispirare qualcuno, è tutta misericordia di Krishna. Semplicemente che, così, sforziamoci, no, di seguire le istruzioni, però molto delicato, non siamo noi che diamo la misericordia. Al massimo facciamo un po' i postini, forse in quel senso lì, sì. Siamo strumenti. Sì, e quindi fa tutto lui. Strumento semplicemente, ok, un pennello. Possiamo essere buoni strumenti. Sì, per la misericordia di Guru e Krishna possiamo anche diventare buoni strumenti. Che fortuna. Va bene. Jai. 8.32. Grantaraja Srimad Bhagavatam Kijai. Srila Prabhupada ki jai, Nita Gora Premande, Hari Hari Bo. Non